A San Giovanni delle Contee, frazione del comune di Sorano in provincia di Grosseto, ha riaperto a dicembre 2019 la storica osteria Maccalè grazie all'entusiasmo di una nuova cooperativa di comunità finanziata dalla Regione Toscana. L'osteria è stata aperta da un gruppo giovane, dinamico, ricco di idee e con un progetto chiaro: riscoprire i piatti tradizionali usando le materie prime che si trovano sul territorio. In pochi mesi il locale è già un punto di riferimento per gli amanti della cucina tradizionale maremmana e toscana. Abbiamo fatto proprio una ricerca storica con gli anziani del posto, andando casa per casa e sentire che cosa cucinavano i loro genitori da piccoli e i loro nonni, per cui sono venuti fuori dei piatti che adesso non si usano quasi più, come tipo i cecerelli, che è una minestra di fagioli con una pasta fatta in casa, però c'è tutto un procedimento che va fatto il giorno prima per poi cuocerla il giorno dopo, e tutta una pasta sbriciolata, per cui ci hanno spiegato proprio i segreti del mestiere e hanno detto che non le dobbiamo dire tutti. Rivelare tutti. E poi i rivolti sono tipo un ciaffagnone, non so se è una crepe, tipo, però è proprio totalmente diversa, viene fatta con la chiara dell'uovo sbattuta a neve, poi vengono fatti in padella, quando viene tolto dalla padella viene messo il sugo dell'aglione, che qui si usa molto il sugo dell'aglione, e poi altri piatti sempre che ci hanno detto, tipo i budellini, i zampucci, tutti i piatti che si cucinavano una volta, che hanno bisogno di una cottura molto lenta e a fuoco basso, e cottura di molte ore, che adesso siamo tutti super veloci invece con piatti velocissimi. Invece noi cercheremo di fare sempre piatti tradizionali con prodotti del territorio. L'osteria Maccalè di San Giovanni delle Contee è uno dei 24 progetti che la giunta regionale ha deciso di finanziare da dicembre 2018 contro lo spopolamento delle aree più marginali della Toscana. Assessore, qui a San Giovanni delle Contee si ha davvero la sensazione che la cooperativa di comunità ha cambiato la vita di questo paese? Sì, è nata questa struttura bella, un bar, un ristorante, ci sono già delle persone a lavorare e ci sono anche poi i volontari che continuano l'attività insieme alla cooperativa di comunità, dentro la cooperativa di comunità. E quindi anche qui mi sembra bene, sia partita un ambiente così, in un piccolo luogo, cambia un po' tutta l'abitudine delle persone, fa da centro in cui si può scambiare relazioni, fa un punto d'aggregazione, è un segnale forte anche di dire si riparte con una, o perlomeno si va avanti in un percorso di un luogo dove ci si può vivere, ci si può stare bene, si può fare comunità. La cooperativa è molto di più di una semplice osteria, è anche uno strumento di aggregazione per la comunità. In cantiere ci sono infatti molti altri progetti. In futuro si creerà l'albergo diffuso con le case, insomma, che ci sono sfitte qui a San Giovanni, perché purtroppo c'è stato da un po' di anni un po' di abbandono del paese, e allora noi cerchiamo un po' di rivitalizzarlo e facendo questo albergo diffuso. Poi faremo la bottega della salute sempre qui all'interno di Maccalè, un piccolo punto vendita di prodotti del territorio, e un piccolo punto informazioni. Già abbiamo iniziato a tenere tutti i dépliant del territorio, insomma, del nostro comune e dei dintorni. Queste sono le cose principali. Poi l'estate faremo anche passeggiate, siamo già in collaborazione con diverse associazioni del territorio per organizzare eventi e piccole passeggiate, serate degustazioni, presentazioni delle attività del territorio, insomma ci occuperemo anche di promozione del territorio. We'll be right back.